Oggi sono usciti i Team of the Season, io non c'ho una lira. I miei amici hanno squadre che sembrano dei frugioi, sono tutte colorate e io sto ancora coi bronzetti. Aha! Idea! Passa su fifacredits.com, il sito di crediti dove puoi acquistare i tuoi FIFA coin a prezzi bassissimi, link in descrizione. Salve a tutti ragazzi e bentornati da Mike Scioscia. Torniamo a giocare finalmente a FIFA 15. Abbiamo appena spacchettato, ci è andato bene, ci è andato male, l'avrete sicuramente già visto. Ma oggi torniamo a giocare appunto, perché è un bel po' che non giochiamo, ci facciamo delle belle partite. Sapete la questione del Road to Division 1, ovvero devo inventare un po' di robe perché ho perso i filmati dell'ultima puntata del Road to Division 1. Quindi oggi che facciamo ragazzi? Ho deciso di giocare al torneo, tra l'altro è già iniziato, siamo direttamente alla semifinale. I quarti 7-0, vinte proprio così. E ragazzi vi mostrerò la mia formazione, oggi proveremo una tedesca, una bella biondona, se la polizia eccetera eccetera ci faranno giocare. Ragazzi questa è la mia squadra tedesca, guardate qua che potenza. La cosa bella è che a parte Schweinsteiger e Leno, tutti gli altri li abbiamo trovati nei pacchetti. No, anche Benassia ho comprato, però vabbè, bazzecole, quisquiglie. Quindi ragazzi con questa squadra andiamo ad affrontare il torneo. Probabilmente ci avremo contro un momentum incredibile. Non gioco da un casino di tempo, ma che ce frega, siamo qui per divertirci. Oggi andremo a cercare di vincere. Vai ragazzi, ho voglia di sfidare qualcuno di veramente prepotente. Vediamo il nostro nemico. Il nostro nemico tra l'altro, vabbè. Il nostro avversario con Dumbia lì davanti, insegna Valbuena, gente che corre come cani. Hello Mr. Youngin, no need for introduction, but I say the name anyway just to irritate these busters. No! Esci Leno! Bella Leno! Leno ragazzi buggato come lo schifo! Mamma mia, Ribery gli fa il numero! Mamma mia, gli fa il numero! Riberino! Ti avevo capito ieri, ti avevo capito. Esci portiere! Ma il portiere non esce! Breno maledetto! Leno, no Breno. Breno è quello che ha dato fuoco a casa. Vai, bel break di... Vai! No, ma che hai tirato una bomba! Meno male che questo è scarso! Meno male che questo è scarso! Oddio! No! No! Mamma mia, lo potevamo punire! Ribery col cucchiaino! Bella Ribery! Vede la luce! Per Lewandowski! 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 Shaqiri! Non ha fatto nulla nella partita e la butta dentro! Shaqiri, che preferisco! Addirittura da Aubameyang! Aubameyang corre e basta! Invece Shaqiri è un po' il Robben scarso, il Robben dei poveri! Royce! In chiusura difensiva! Ancora Royce! Vede la luce! Fuori gioco, fuori gioco. Aveva visto la luce, aveva visto la luce. Mamma mia, l'ha visto! Shaqiri! La luce di Gundogan! Il gol di Shaqiri! L'uomo della pace, l'uomo della, non lo so, della provvidenza. Il più scarso giocatore che abbiamo probabilmente in rosa dal punto di vista offensivo. Segna lui, guardate qui. Passaggetto dritto per dritto, sbagliano tutti. Shaqiri, fa la doppietta. Non ve lo comprate Robben ragazzi quando potete avere uno Shaqiri in casa. Oddio! No, l'ha presa! L'ha presa! Ma ecco ancora Shaqiri! No! Ragazzi si è salvato, eh! Si è salvato la... No! Ma che fai? Sei pure un difensore! Gran cosa di Benassia! Grappa! Dai, via. Vuoi sfidare di fisico Shaqiri? Mamma mia Shaqiri! Mamma mia Shaqiri! Di forza! Costo costa a casa sua e fa la tripletta! La tripletta ragazzi! Non serve né Royce, non serve Ribery, non serve Lewandowski, Schweinsteiger, Misorella. Guardate qui, spam pam! Vabbè qua proprio la fortuna del principiante. A parte che deve il principiante, però 3-0, tutti a casa. E si va in finale, ragazzi. Si va in finale. Ragazzi, questo ci avrà una squadra incredibile. Vediamo un po'. The best. Chi è quello in attacco? Mayuka.
Oddio, questo ragazzi sarà un buggato schifoso, lescio. Vabbè, in realtà la formazione è alla nostra portata, ma non diciamola ad alta voce perché qualcuno potrebbe sentirci. Vai, vai ragazzi, ci giochiamo la finale, tutto tra di noi. No. No, oddio, Maiuca, guardate quanto è buggato questo. No, Palotello. No, ecco il gol. Che ha parato? Che cosa ha parato? Quello è gol in tutti i FIFA, dal FIFA 0 a FIFA 15. Mangala. Bella, bella. Oh no, pure lui ha fatto il paratone della vita! Della vita! Che ci siamo mangiati? Che cosa? Non ci possiamo mangiare sti gol però, cavolo. Ragazzi, questa è una finale. Vale come la Champions. A Champions League. Oh, stiamo senza centrocampo, porca miseria. Bello il numero! Oddio, Shaqiri! Sì! Dai, Shaqiri! Sei meglio te! Sei meglio te! Poi la palla passa nella terra di nessuno! Dai, ragazzi, dai! Shaqiri si fa trovare pronto! Tac! Tac! Con la macchina del papi! Sì! Adesso, ragazzi, manteniamo le posizioni perché abbiamo capito che questo qui è uno abbastanza bravo in attacco. Oddio! Bravo, l'hai visto? Bella, 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 ci hai visto? È ancora lui! Il gol alla muratora! 2-0! 2-0! Gundogan! Il gol alla muratora! Sì! Vabbè, ragazzi, quando c'hai Ribéry che devi fare? Però, vedete Gundogan che si inserisce più di Lewandowski. Gli porta via un uomo, pack! Manga là, manga qua, manga su, manga giù! No! Ancora Gundogan, no! E fai sto gol! Mamma mia, Royce! Mamma mia, Royce! Oddio, gli fa il numeraccio! Oddio, Shaqiri, sei il più forte del mondo! Sei il più forte del mondo! Shaqiri gli dice segno anche qui! Si ferma, petto in fuori! Cioè, ragazzi, che dire? Guardate che giocata. Tac, gli fa il numero e se ne va e... Ciaf, gliela butta lì. 5 gol, 5 gol in due partite. Shaqiri, semplicemente Shaqiri. Vabbè, Cocail, che vuoi fare? Cocail, che cosa... No, portiere, ti ha tirato uno straccio fracico. 3-1. Guarda questo, c'è svernicia, questo c'è svernicia. Gol alla muratura! Si mangia il gol alla muratura, Balotelli! Meno male, ragazzi, un po' di fortuna. Fallo! Fallo suo! Ma che ci stiamo inventando? Sì, Ribéry che difende. Oh, che difesa! No! Ah! Ecco il gol. Oh! Vabbè, regà. Allora è destino qui. Che destino che... No, gliela devo regalare però. Non gliela devo regalare. La parata! Leno! La parata Leno! Mamma mia che ha parato! 85esimo. All in the box. Marchetto Royce. Vai, Schweinsteiger. Rientra, rientra Royce. Pronto per qualcosa che non succede? Cosa fa? Ancora Shaqiri! 6 gol in due partite! 4-1! Andiamo a vincere! Andiamo a Berlino, Beppe! Andiamo a Berlino! Mamma mia, qua, c'è, qua, boom, boom, boom! E alla muratura, Shaqiri! Ragazzi, doveva essere la squadra tedesca, la squadra della Bundesliga, la squadra dei Ribéry, Royce, eccetera, eccetera. È stata invece quella di Shaqiri. Che notte, che nottata, che giocatore, che uomo, che classe, che personalità. Ma non vede un cavolo perché... Non vede Ribéry!
No, vabbè ragazzi, la partita è incredibile, 5-1. Chi ha segnato? Ribéry gli fa il numero, pronto, tira alla Pippo Inzaghi. Alla Pippo Inzaghi. Yes, yes, yes. Shaqiri, il campione è lui. Sì, 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 eccolo qui. Alza l'alta, capitano, alza l'alta. Perché oggi è più bello essere l'FC Cannelloni. Insomma ragazzi, questa era la mia squadra tedesca. Direi che è abbastanza overpower. D'altro canto c'è anche da dire che è fondata sulla fortuna. Infatti l'abbiamo vista, perché tutti i giocatori più forti li abbiamo trovati spacchettando. Però adesso, visto che abbiamo vinto, Shaqiri di nuovo migliore in campo, 5-1, FC Cannelloni, super mega hyper power, ci andiamo a spacchettare il pacchetto che abbiamo trovato e che abbiamo vinto, che abbiamo vinciuto. Ragazzi, però se la fortuna è dalla nostra, noi troveremo tipo Ronaldo If. Manco, abbiamo trovato Corona non perdona. Quindi ragazzi, questa era la mia formazione tedesca della Bundesliga, direi abbastanza overpower. Fatemi sapere insomma se volete vedere altri video di questo tipo. Di certo ragazzi, dopo gol del genere, al minimo a 3000 mi piace dobbiamo arrivarci, perché cioè Shaqiri merita, ne meriterebbe 10.000, ma 3000 facciamo la prossima puntata. Per il resto ragazzi, fatemi sapere nei commenti se volete altri video appunto di questo tipo, magari la mia formazione della Premier League, overpower anche quella, no non è vero, quella lì è un po' più fisica, diciamo, meno skill, meno cose, più legnate a destra e a manca. Insomma, fatemelo sapere. Di sicuro ragazzi, appena avrò un secondo libro vi farò vedere anche la Road to Division 1, quindi continuiamo quella. Per il resto, appuntamento ai prossimi video. Un saluto a tutti da Max Shosha, mi raccomando, lasciate tanti commenti, lasciate tanti mi piace. Alla prossima, ciao ragazzi, ciao!